Belin ragazzi, qui di Dedicon, esatto ragazzi, vedete, questa volta proveremo il suicidio. Infatti, come vedete, sto partendo da zero. Sì, salta l'intro, che se ne frega, che tanto già sappiamo tutto. Partiremo con il suicidio, ragazzi. Quindi, allora, posso prendere la sua giacca? Certo, ma certo, prenda pure. Lei è nuova, vero? Sì, mi chiamo Sofia, bla bla bla. Ok, queste cose già le sappiamo. Nella guida c'è scritto che è meglio non far vedere che ho delle discrepanze con la mia famiglia. Quindi il mio lavoro mi tiene molto molto impegnato. Anch'io un po' che non vedo la mia famiglia da quando lavoro qua. Vabbè, ora mi stai dicendo dov'è che sono le persone. Grazie mille, Sofia. Bla bla bla. Ok, adesso è meglio salvare perché siamo messi bene comunque. Allora, adesso andiamo a parlare con nostra madre. Ciao, madre. Oh. Vediamo che cosa ci dice. Vediamo quali frasi ci viene a dire. Sì, mi siedo, dai, mi siedo, mi siedo. Allora, sono qui per chiedere scusa. La nostra famiglia è stata, vabbè, un casino da un sacco, è un casino da un sacco di tempo e mi assumo la responsabilità, è colpa mia. Mi scuso per ogni stress che io abbia causato in questi anni. Sì, ma sono un po' scettica, ok? Lei ovviamente non ci crede. Apprezzerei se oggi finisse senza alcun dramma, ok? Sei andato da tua sorella e sta passando per un periodo difficile. Facciamo gli gnorri e starà bene. È un po' che non la vedo. E ti ricordi quando nel bagno con il rasoio? Ok, quindi questa cosa è importante perché abbiamo già scoperto che già ha tentato di suicidarsi. Questa cosa ovviamente è molto importante. Dovresti parlare con tuo padre, bla bla bla. Ok. Io direi che si può anche salvare a questo punto perché no, siamo messi bene. Andiamo a parlare con nostro padre allora. Ma non dovremmo parlare della eredità con lui perché ciò ci darebbe un movente e non va bene. Allora, ce la faccio a parlare io. Buon compleanno. Ok. Che vivo la mia vita. Ok. Pensi che la tua vita patetica importi qualcosa, bla 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 bla. Ok, una volta che si incazza, cosa devo dire? Che non può essere civile. Ok, bene. E fin qua siamo messi bene. Adesso, aspetta che salvo di nuovo, perché in queste conversazioni ci porteranno a due diversi finali. Allora, dobbiamo andare nella stanza di nostra sorella e parlarle. Non è molto importante ciò che le andremo a dire. È importante cercare di non essere comunque troppo scontrosi per sicurezza. Vedo che collezioni ancora specchi. Ne ho 73. Ok, non voglio più parlarti. Come sempre, lei è gentilissima. Ora scendiamo. Non dobbiamo parlare con nessuno dei cosiddetti, chiamiamoli camerieri, dovrebbero chiamarsi così perché li chiama servants, però. Ok, abbiamo la pozione, il veleno per topi e qua andiamo a prendere la lettera. Ok. E adesso dovrebbe essere, esatto, pronta cena. Ok, una volta che ora la cena è pronta, andiamo a difendere George. Questa volta. Ok, questa volta dobbiamo difendere George. Allora, lascia che George versi il vino. E poi devo chiedere scusa per essermi messo in mezzo. Ok. E poi credo che il dolce lo devo mangiare. No. Perché in ogni finale non devo mangiare il dolce? Perché? Perché? Buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno, ma tanto adesso moriranno tutti. Allora andiamo a qua, piazzare, ok, ora dobbiamo piazzare la poesia qua. Ok, dovremmo averlo fatto, ok, e ora la ammazziamo con il veleno per topi. Ok, adesso scappiamo, ovviamente abbiamo 20 secondi. Ah, vabbè, abbiamo un sacco di tempo, di solito erano 10 secondi. E andiamo nella nostra vecchia stanza, che dovrebbe essere questa. E aspettiamo.
Aspettiamo questi 10 secondi che la gente si accorga che lei è morta. E dovremmo avercela fatta. Ora la cosa più importante sarà essere sinceri e attenti con il detective e a quello che si dice. Ok, quindi il cadavere ora è appena stato scoperto. Dovrebbe essere arrivato ora anche l'ispettore Basettoni. Eccolo lì che arriva con la sua camminata sibillina e mefistofelica. Eccolo qui. Oh, voilà, 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 voilà. Ok, ha detto questo in poche parole. Ora tocca a noi parlare, bene. Quindi allora, ora devo stare attento a quello che dico però. Allora ok, allora, in pratica ora mi chiederà esatto del cappotto. Poi abbiamo parlato con nostra Gloria, con nostra madre Gloria, sì. E mi ha detto che lei era insolitamente gentile, che voleva scusarsi e chiedere scusa. Ero solo sincero. Capisco. Non le sembra un po' sospetto che voleva ricongiungersi con la sua famiglia dopo tutto questo tempo? No, non credo. Bene. Ha parlato anche con sua sorella, sembrava un po' preoccupato per lei. Sì, perché eravamo preoccupati che potesse suicidarsi. E poi abbiamo parlato con nostro padre, che ha sempre un temperamento un po' burbero. Ok. Io ho già una mia vita da un'altra parte. Ha parlato con sua sorella prima di cena? Sì, lo abbiamo fatto. Della sua malattia e le sue ossessioni. Non è in un buono stato mentale, ok. E a cena? La mia famiglia tratta male, sempre male i servi. Ok, io ero di sopra nella mia vecchia camera. Ok, abbiamo trovato la poesia. È stato usato il veleno per topi. Potrebbe essere stato un suicidio. Ok, vabbè, io ovviamente non ho accuse contro. Vediamo un po' come va a finire. Dovremmo avercela fatta. Dato che non hai dato alla polizia nessun motivo per sospettare di te, le forti accuse che hai messo in giro, le forti prove che hai messo in giro hanno fatto sì che il caso di suicidio fosse chiaro. Olè, olè, olè. Oh. E abbiamo anche ereditato tutto. Incredibile. E poi vabbè, il finale credo sia simile a quell'altro, che mi sento vuoto come la casa che è diventata vuota. Olè, olè, olè proprio. Olè, olè. Il good ending. Quasi. Ok, ci mancano tre finali in pratica, nel senso che ci manca ucciderla, cioè ucciderla e far cadere le accuse sul padre, sulla madre e sulla cameriera. Ci mancano questi tre. In questa parte faremo ancora un'altra accusa e poi nella prossima parte faremo le altre due accuse, quindi faremo ricadere le accuse sulle altre due persone mancanti, ovvero l'altra persona fra queste tre più noi stessi, perché ricordiamolo, ancora noi non siamo stati accusati. Quindi, ok, fare ricadere le accuse sulla cameriera dovrebbe essere abbastanza semplice in verità. Allora, dovremmo solamente che... dunque, giù c'è la stanza della cameriera da qualche parte, tipo, dovrebbe essere tipo qua. Esatto, prendiamo i pezzi di vetri, il pezzo di vetro. Ora, andiamo su e andiamo a prendere anche la poesia, la dichiarazione d'amore, chiamatela un po' come minchia volete, che dovrebbe essere qua, ok, sì. Ora a cena dobbiamo cercare di essere gentili, cordiali e non dei pezzi di merda. La cena è servita, sì, sì, ok. Olè. Ok, adesso allora. Quindi dobbiamo batterci per George lì, Gerard. Dai, su, fate parlare me. Lasciate fare George. Ok, ora mi devo scusare e non mangerò come al solito il dolce, perché non si sa perché. Credo che sia per non prendere attenzioni o cose del genere, non lo so perché il dolce non lo posso mai mangiare in questa famiglia. Ora andiamo giù senza parlare con nessuno.
Andiamo nella camera di nostra, della nostra cameriera e piantiamo la poesia. Ok, questo qui è abbastanza semplice. Olè, ok. Adesso andiamola ad ammazzare con il pezzo di vetro dello specchio rotto, specchio che era della cameriera, quindi è abbastanza ovvio che sia stata lei. Non è per niente difficile far ricadere le accuse sulla povera, come diavolo si chiama. Quindi ce ne andiamo in questi 10 secondi, ce ne andiamo qua da nostra madre nel parlour e via. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e via. Arriva la tipa, scopre il cadavere, si grida da matti e quindi si parte con l'ispezione. Dobbiamo concentrarci molto molto su questo. Allora, abbiamo parlato con nostra madre, sì, sono stato sincero. Sì, eravamo preoccupati per lo stato mentale di mia madre. Sì. Ok. Poi abbiamo parlato con nostro padre, che ha sempre un cattivo comportamento. Ok. Abbiamo lì la nostra vita da un'altra parte. Abbiamo parlato con nostra sorella. Oddio, non me lo ricordo. Pare di no. Ok, durante la cena hanno trattato male i servi. Dove eravamo? Eravamo nel parlour. Ok. Ok, vediamo un po' come va a finire. Ora non mi interessa di quello che dice adesso perché non si capisce da questo. Bisogna vedere adesso, dopo che lui ha parlato, com'è che va a finire. Quindi Sofia è diventata il primo sospetto, è finito in una controversia e poi l'ha ritenuta colpevole. Olè, c'è stato lo scandalo, bla bla bla, è diventata la cameriera killer. E quindi abbiamo ereditato tutto, baby. Olè, sempre più facile, sempre più facile, sempre più facile. Troppo easy, troppo easy. Bene, quindi ci manca solo far ricadere la colpa su nostro padre, su nostra madre e su noi stessi. Alla prossima.